solito i politici non commentano exit poll, proiezioni, però io ci tenevo a dire grazie innanzitutto ai milioni di persone che hanno votato, perché chi sceglie si prende una responsabilità, chiunque scelga, e quindi da, non da segretario della Lega, ma da italiano dico grazie a chi oggi si è preso la briga di andare al seggio in Calabria e in Emilia Romagna, perché la lezione di Gabriel era che libertà e partecipazione non stare sotto un altro. Chi oggi ha partecipato scegliendo gli uni o gli altri si è fatto carico di un pezzettino di futuro del nostro paese, quindi a loro va il mio grande ringraziamento, e avendoci messo sangue, anima, fatica, ascolto, avendo fatto migliaia di chilometri in giro per l'Emilia, Romagna e la Calabria, sono contento e mi prendo un pezzettino di merito di aver ricoinvolto tante persone. Parto dall'unico dato certo che mi riempie di orgoglio, che è quello della Calabria, perché per la prima volta nella storia di un'elezione regionale in una regione del sud ci siamo determinanti, entriamo con forza in consiglio regionale, e i consiglieri regionali della Lega in Calabria e gli assessori faranno parte di una comunità, e quindi vedremo di unire il paese nel nome dello sviluppo, della crescita, del lavoro, del blocco della fuga dei giovani. E quindi felicissimo di essere stato 3, 4, 5, 6, 7 volte in Calabria, ci tornerò, perché noi come Lega siamo soliti esserci prima del voto e dopo il voto per mantenere gli impegni presi. Quindi ringrazio la gente incontrata in Aspromonte, sulla Sila, a Sera San Bruno, a Cosenza, a Vibo, a Catanzaro, a Riace, a Gioia Tauro. Il lavoro è la priorità e ce la metteremo tutta, sia in Regione che in Parlamento. In Emilia Romagna è stata una cavalcata eccezionale, emozionante, commovente, stancante come poche altre volte. Sono orgoglioso, come mio solito, nella vita privata e nella politica, che per me è passione, presenza e ascolto, di aver incontrato migliaia e migliaia di persone uscendo dai social, nelle piazze, nelle fabbriche, negli alberghi, nei campi, sulle barche dei pescatori. Avere una partita aperta, perché sentivo Vespa scendendo, che giustamente dice con una proiezione, con un seggio ridotto dei campioni che dà un distacco del 2,3% dei voti, si sapranno i risultati a tarda notte. Ditemi che lasciatemi dire che per me è un'emozione che dopo 70 anni in Emilia Romagna ci sia stata una partita, perché da che esistono le elezioni in Emilia Romagna non c'è mai stato un commento al dato elettorale che andasse al di là dei 3 minuti, perché la partita era chiusa ancora prima di cominciare. Ci siamo. Ringrazio Lucia Borgonzoni, ringrazio Lucia che è una donna straordinaria. Chiunque vincerà, si può chiamare Lucio, si può chiamare Stefano, vuol dire che avrà meritato, perché il popolo ha sempre ragione. Quando il popolo vota ha sempre ragione. Qualcuno a sinistra, quando il popolo non vota come piace ai politicamente corretti, è il popolo che non capisce una mazza. Quando il popolo vota ha sempre e comunque ragione. Chiunque vinca ha meritato di vincere. Punto. Abbraccio Lucia perché quanto donna ha subito degli attacchi veramente squalificanti. Va bene che in un paese che porta sul palco di Sanremo gente che donna nelle sue canzoni le tratta come abbiamo detto. Comunque andiamo avanti, noi riconfermeremo sia che saremo al governo della regione, sia che saremo all'opposizione, tutto quello che abbiamo promosso e proposto. Dai punti nascita degli ospedali, alla Cispadana, alla Tirreno Brennero, al porto dei Rimini, all'aeroporto di Forlì. E sono orgoglioso di tutto quello che la nostra squadra ha fatto, della risposta che c'è stata, e quindi magari la politica di quale dovrebbe aspettare le 2 o le 3 per portare un commento con dei dati reali, dati delle liste, ma che la Lega possa ambire a essere il primo partito sia in Emilia Romagna che in Calabria
per uno che ha la tessera della Lega in tasca da quando era ragazzino a 17 anni è un'emozione incredibile e quindi ci tenevo a ringraziare tutti coloro che sono ai seggi in questo momento, che domani arriveranno in ritardo in fabbrica, in ospedale, a scuola, in ufficio, un popolo straordinario, quello della Lega, quello del centrodestra e quindi un popolo straordinario, quello italiano.